Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di Bimby TM6 e vediamo come effettuare la prima accensione e la configurazione. Sul canale abbiamo già pubblicato un video dedicato al Bimby TM6 dove vi facevo vedere il contenuto della confezione quando andate ad acquistarlo e ve lo lascio qua sopra nelle schede se non l'avete ancora visto. In questo video invece andiamo a vedere come effettuare la prima configurazione del vostro Bimby. Ma prima di questo vi ricordo come al solito di mettere un mi piace sotto il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere altri contenuti dedicati al Bimby e non solo. Qua sotto in descrizione trovate il link alla playlist dedicata a tutti i video che abbiamo già pubblicato sul canale dedicati al Bimby e trovate anche il link al mio canale Telegram e canale Instagram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora spostiamoci direttamente sul nostro Bimby e vediamo come effettuare la prima accensione e la configurazione. Per la prima accensione schiacciamo il tasto posto nella parte destra e attendiamo che si completi il cerchio attorno all'immagine sul Bimby per avere il nostro Bimby attivo e pronto per la prima configurazione. Dobbiamo scegliere ovviamente la lingua in cui vogliamo visionare il nostro Bimby, il paese e poi procediamo avanti e andiamo a connettere a una rete Wi-Fi il nostro Bimby. Se non avete una rete Wi-Fi in casa potete connetterla anche con l'hotspot al telefono e poi dovrete accedere col vostro account Cookidoo. Account Cookidoo che potrete creare direttamente se non l'avete ancora realizzato. Nelle schermate successive vediamo le istruzioni di sicurezza per evitare di utilizzare il Bimby in modo improprio. Una volta passate tutte queste istruzioni di sicurezza, il nostro Bimby è pronto per essere utilizzato. Dalla schermata principale possiamo andare ad azionare il nostro Bimby, ma volendo abbiamo anche tutte le funzioni aggiuntive che vedremo poi in un altro video. Scorrendo dal lato opposto troviamo il tasto cerca per andare a visionare le varie ricette che possiamo preparare. Una volta che abbiamo terminato l'utilizzo del nostro Bimby, per andarlo a spegnere basterà schiacciare sul tasto di accensione e attendere lo spegnimento. Come avete visto, effettuare la prima configurazione del Bimby è veramente molto semplice. Questi sono i passaggi di base per andarlo a configurare e metterlo in funzione. In un altro video andiamo a vedere come effettuare una prima ricetta e come andare a utilizzare l'app Cookidoo per andare a selezionare le vostre ricette da andare a realizzare col Bimby TM6 o volendo col Bimby Friends di cui abbiamo già parlato in questo video. Se avete delle domande, come al solito potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere tutti i video che pubblichiamo sul Bimby e non solo. Per questo video con la configurazione del Bimby TM6 è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!